Benvenuto con Padre Pio in questo luogo, la sacrestia della chiesetta antica di San Giovanni Rotondo, perché oggi vogliamo raccontarvi non cosa è accaduto il 16 ottobre del 1978, ma cosa è accaduto diversi anni prima, negli anni 40, quando quel giovane sacerdote polacco, Karol Wojtyla, Don Karol, incontrò in questo luogo e si confessò da Padre Pio da Pietrelcina. Una testimonianza significativa viene raccontata proprio da Giovanna Rizzani Boschi, è contenuta in un libro che è stato pubblicato nel 1996 dal sacerdote passionista Padre Franco D'Anastasio, che ha pubblicato questa testimonianza. Giovanna Rizzani Boschi ripercorreva un po' la storia di quell'incontro avvenuto qui a San Giovanni Rotondo nell'aprile del 48, in compagnia di Margherita Hamilton e del noto professor Medi. Che cosa accadeva? Accadeva, attraverso il racconto di Giovanna, che in quel periodo lei e Margherita frequentavano spesso il Collegio Romano per ascoltare le conferenze di teologia. In tale occasione si fecero conoscenza con un sacerdote polacco che a malapena parlava in italiano, infatti con Margherita Hamilton parlava spesso in tedesco. Sapendo egli che Giovanna e Margherita venivano spesso qui a San Giovanni Rotondo per visitare Padre Pio, ottenne così dal professor Medi di essere incluso in questa comitiva. A San Giovanni Rotondo, scrive Giovanna Rizzani Boschi, di buon mattino il professor Medi accompagnò questo sacerdote di nome Karol, lo accompagnò qui in chiesa per partecipare alla celebrazione eucaristica e poi per poter così avere un momento personale nella confessione con Padre Pio. Di rientro il professor Medi e il sacerdote ebbero una chiacchierata su quello che avevano vissuto qualche minuto prima in questo luogo. Ebbene, il sacerdote polacco, ovvero Don Karol Wojtyla, gli confidò qualcosa di significativo. Infatti gli raccontò che appena Padre Pio lo vide, lo guardò negli occhi e gli disse: tu sarai papa, ma vi sarà sangue e violenza. E su questo racconto Don Karol commentava: professore, Padre Pio avrà voluto scherzare, io sono polacco, non potrò mai diventare papa. Però sappiamo bene tutti che non fu uno scherzo, anzi un'autentica profezia di Padre Pio, con la data del 16 ottobre del 1978 e quindi con quella del 13 maggio del 1981, due elementi della profezia che divennero così fatti concreti della storia.